Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo video è per rispondere a un po' di vostre curiosità che mi avete chiesto insomma negli ultimi giorni, perché siete rimasti tutti un po' sconvolti dal fatto che ho incontrato Fabrizio Corona e ho fatto un video con lui. Video che uscirà mercoledì, questo mercoledì alle 17. Quindi mi raccomando, mercoledì vi voglio tutti sintonizzati a vedere il mio video insieme a Fabrizio. Qui si entra in un discorso un po' particolare e che va a ripescare tutta la storia del fatto che io volessi abbandonare YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. E questo per me è un periodo veramente molto delicato perché da un po' di tempo, come avevo già accennato, ero insoddisfatta del mio canale, dei risultati del mio canale, ma non tanto dei risultati, che poi su YouTube sono sempre stati un po' controversi perché c'è il mese che si guadagna di più, c'è il mese che si guadagna di meno, c'è il mese che si fa un po' che visualizzazioni, c'è il mese che si fa il boom di visualizzazioni, è sempre stato, cioè YouTube è sempre stato un alto e basso. Però io mi ero proprio stufata di far video e questo penso l'abbiate capito, me ne sono andata per fare una pausa e poi ho deciso di tornare anche in funzione a questo cambiamento che voglio fare della mia vita in generale, perché comunque mi sono rotta i coglioni, ragazzi, mi sono rotta i coglioni di fare la YouTuber, ma mi spiego, attenzione. Prima che qualcuno possa fraintendere o possa offendersi, a me YouTube piace, ci sono cresciuta su YouTube, su questa piattaforma perché ho iniziato, cos'era, il 2011, quindi parecchi anni fa, quindi chiaramente ero molto più giovane, ero inesperta. Poi ovviamente io sono cambiata, sono cresciuta e mi sono modificata molto, sia per le esperienze personali e poi perché si cresce, perché comunque si diventa adulti, cioè sono diventata adulta su YouTube, perché se vado a rivedermi i miei primi video non li voglio neanche commentare, li vorrei cancellare tutti perché non mi rappresentano più assolutamente, perché erano finti, perché io facevo appunto quella che parlava di trucchi, ma non me ne è mai fregato un cazzo dei trucchi, lo volevo solo fare per approdare a YouTube. Poi per fortuna è uscita la mia vera natura e sono orgogliosa della mia vera natura, sono orgogliosa di averla portata su YouTube, fottendomene delle regole, della morale, delle imposizioni, di quello che vuole la piattaforma, che poi nell'ultimo periodo è diventata appunto family friendly al massimo. Me ne sono sempre fottuta e sono sempre stata me stessa e fanculo a tutto e fanculo a tutti. Però si arriva al momento in cui si diventa adulti, si cresce. E subentra l'orologio biologico, che per le persone normali l'orologio biologico riguarda magari il fatto di sistemarsi, trovarsi un fidanzato, marito, figli, famiglia. Invece il mio orologio biologico mi dice: devi fare più cash, devi diventare più popolare, devi diventare più famosa, devi conquistare il mondo, l'universo e diventare una vera donna di potere, più di quello che tu sia già, ancora di più, quindi cash a manetta, eccetera, eccetera. Questo è quello che dice il mio orologio biologico. E secondo il mio orologio biologico, ho trovato una soddisfazione economica nel fetish, perché nel fetish ho successo, sono conosciuta anche all'estero, cioè soprattutto all'estero perché io lavoro principalmente all'estero, la gente compra i miei video, guadagno 5, ho fatto più o meno il calcolo 5 volte quanto guadagno su YouTube, eccetera, eccetera. Però invece nella parte YouTube sono più insoddisfatta, ma non per il canale in sé, perché io so che ci siete voi, so che mi seguite, so che mi amate e tutto, ma proprio per YouTube. In generale, cioè per il ruolo da YouTuber, a me sta stretto il ruolo da YouTuber, perché è stretto, perché non lo ritengo abbastanza per me, perché vedo anche gli altri.
anche quelli più famosi di me, ci sono tanti youtuber che hanno anche molti più iscritti, però anche loro li vedo relegati nel ruolo di youtuber e non mi piace, non lo so, soprattutto a maggior ragione che YouTube negli ultimi tempi ha anche sclerato e ha creato problemi a tutti e ha impostato delle regole più ferree che sono sempre più strette, regole anche subdole, perché come è stato per il caso della mia canzone, mi metti la censura, mi togli la censura, mi metti il video in restrizioni, poi ce lo lasci in restrizioni anche se me lo togli e poi non me lo metti nell'algoritmo, cioè mi prendi per il culo. Quindi insomma queste cose sono inaccettabili e hanno a maggior ragione aumentato la mia frustrazione di sentirmi una semplice youtuber. E quindi ho deciso di cambiare, di modificare la mia vita lavorativa e di cambiare qualcosa, sempre mantenendo il mio canale, perché comunque è quello su cui sono cresciuta e per cui la gente mi ha conosciuta. Quindi voglio continuarlo, però voglio cambiarlo e voglio che sia unico e diverso da tutti, e che è già ovviamente, però lo voglio ancora di più, no? Ancora più intensamente. Quindi ho deciso di fare qualcosa di forte, anche perché io appunto ero un po' giù di morale, avevo bisogno di cercare qualche situazione strong, forte, e allora ho deciso di fare il video con Fabrizio Corona per inaugurare questa mia nuova esperienza lavorativa, cioè almeno quello che io proverò a fare da qui in poi, che può andarmi bene come può andarmi male, però per ora diciamo che la cosa parte col botto. E vi posso già dire qualcosa, non vi posso dire tutto perché ho dei progetti futuri di cui, che mi sono tra l'altro capitati per caso e di cui non vi posso proprio parlare, non vi posso assolutamente parlare. Però vi posso dire, tra questi progetti c'è anche il progetto, che di questo vi posso parlare perché appunto dipende tutto da me, di collaborare con altri personaggi. Perché voglio collaborare sul mio canale con altri personaggi? Di tanto in tanto, perché comunque la cosa prevede spostamenti, tempo, eccetera, eccetera, quindi ovviamente sarà una tantum. Però voglio collaborare con altri, una cosa che io non ho mai fatto se non con le persone che per qualche motivo si sono approcciate a me o io mi sono approcciata a loro, come appunto i miei amici youtuber, no? Nel senso, quelle sono state collaborazioni venute in modo naturale, nel senso ci si conosce, ci si lascia un commento, ci si dice dai vediamoci, eccetera. Invece in questo caso vorrei proprio studiarmi dei video ad hoc e chiedere a altri personaggi se vogliono fare dei video con me, quindi una cosa un pochino più studiata anche con chi non conosco e tutto. E lo vorrei fare per una sorta di arricchimento, perché comunque voi immaginatevi, dopo anni stare sempre qua, sempre con lo stesso canale, sempre con gli stessi discorsi, sempre con le stesse cose. Ho fatto di tutto, ho fatto i vlog, ho fatto i mukbang, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, comunque ho fatto video del cazzo, ho fatto video seri, ho fatto video belli, ho fatto video brutti, ho fatto video cioè forti, perché comunque io ho sempre ricercato situazioni forti, sia nelle relazioni, sia nei post relazioni, le vendette, cioè io penso di avere dato un grande contributo a livello di materiale particolare su questa piattaforma. Cioè la parte strana di YouTube ovviamente sono io. Ovviamente io detengo il potere, lo scettro della parte strana di YouTube, però adesso ho dato quel che ho potuto e ho bisogno di arricchirmi, e ho pensato che qual è il modo migliore per arricchirsi? Confrontarsi con altre persone. E allora ho deciso di prendere questa decisione, di provare, perché poi magari tutti mi diranno no, non voglio fare video con te perché sei un personaggio scomodo, però io per pararmi il culo ho deciso di iniziare questa cosa scegliendo un personaggio più scomodo di me, che ovviamente non poteva dirmi di no. Che questa serie non voglia essere una serie di interviste, perché io non sono un'intervistatrice. Con lui l'ho messa più su quel piano, più che altro perché lui, essendo un personaggio televisivo, non credo
cioè non sapevo come fargli capire cosa volevo fare, quindi mi sono un po' adattata a quello a cui lui è abituato, però quello che gli piacerebbe fare è magari fare dei video a tema, però invece di farli parlandone io da sola seduta sul mio trono, magari con qualcun altro che possa appunto con cui possa appunto magari crearsi un dibattito, eccetera, eccetera, secondo me potrebbe essere molto molto interessante. E anzi, se magari volete vedermi con qualche personaggio in particolare, scrivetemelo e magari si potrà combinare, insomma. Quindi questo è quello che vorrei fare per quanto riguarda il mio canale. Poi, come vi ho detto, voglio cancellare tutte le altre rubriche frivole, tutte quelle robe frivole, perché appunto, come vi ho detto all'inizio video, si cresce e non ne ho più per le palle. Io voglio andare oltre YouTube. Credo che nessuno YouTuber abbia mai pensato, sia venuta mai in mente l'idea di dire chiedo a Fabrizio Corona di fare un video con me. Credo che non sia venuto in mente a nessuno e che nessuno avrebbe il coraggio di farlo, perché comunque lui penso che tutti lo conoscete, sapete che è una persona che tratta male tutti, e dal vivo è così, cioè come lo vedete. E quindi io sono partita col presupposto che appunto sarei andata in una situazione un po' difficile da gestire, e così è stato. Però cazzo, volevo farlo perché volevo dare una svolta, e questa per me è una svolta che in futuro magari potrà portarmi dei benefici. E ho deciso di provare, di tentare, di fare il colpo proprio perché c'era bisogno di una svolta totale a livello lavorativo qui sul tubo. Io voglio che il mio canale esca completamente dagli schemi di YouTube, deve uscirne completamente. Io devo essere l'unica che fa queste cose, l'unica che fa questi colpi di testa, l'unica che è così spazia oltre YouTube, cioè devo andare oltre perché veramente mi sta stretto e spero che l'abbiate capito. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, questo video era un po' chiacchiericcio, spero che vi piacciono i miei progetti, quelli di cui ho potuto parlarvi, però vi assicuro che ho in mente altre cose. Perché basta, cioè devo fare qualcosa di veramente top. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Che tra l'altro nel prossimo video sputtanerò il Dyson, quel coso per capelli che mi avete chiesto di sputtanare. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!